Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camario, ma oggi parleremo di alcuni oggetti che ho stampato per la nostra Axon Camera. Nel mio caso parlo della Eken, che comunque è di un'ottima qualità. Riguardo a questa camera, già ne ho parlato anche in video passati, comunque vi invito a vederli, magari li trovate forse in qualche playlist, perché adesso al momento non ce l'ho sotto mano. Allora, il primo pezzo che sono andato a stampare è questo supporto per il telecomando, perché l'Eken ha questo telecomando con modalità con, diciamo, comando Wi-Fi, in cui è possibile effettuare lo scatto fotografico e l'avvio della registrazione a distanza. Di solito viene corredato con questa fascetta in cui si può mettere al polso, però se abbiamo necessità di attaccarlo su un supporto, questo qui, avendo una superficie tonda, oscilla e diventa fastidioso, oppure nel premere il pulsante potrebbe scattare via il telecomando. Invece questo supporto, e in descrizione metterò il link che ho trovato sulla community, diciamo, dove sono registrato e che comunque ho stampato. Diciamo, fa un po' fatica a entrare, volevo anche modificare il supporto, però visto che comunque va bene, lo lascio stare. Ha un foro sotto dove è possibile utilizzare una vita, quella utilizzata anche comunque per il legno, diciamo a scomparsa, e attaccarlo su un supporto di legno. Questo è il primo oggetto. Il secondo oggetto è questo qui, un tappo necessario, lo avvicino, ecco qui. Un tappo necessario per proteggere la lente della nostra camera. Adesso vi faccio vedere come si va a posizionare. Questa è la camera, ecco qui, e ci va perfettamente. Io sinceramente ho fatto anche una versione modificata di questo tappo, perché l'ideatore di questo tappo ci ha inserito questo anellino, che sinceramente lo trovo inutile, quindi metterò il link del tappo originale più quello che ho fatto io. Li posiziono, metto questo su. Ok, l'altro oggetto è questo qui, questo contenitore. Allora, io ne ho trovato diversi, ne avevo anche stampato uno, non mi piaceva, perché anzi, prima, a cosa serve questo contenitore? Apriamolo e vi faccio vedere. Questo contenitore non è altro che un porta SD della nostra Axon Camera, oppure lo possiamo utilizzare anche per le macchine fotografiche, per qualsiasi dispositivo che usa un SD. Quello che avevo stampato in precedenza aveva soltanto la possibilità di inserire dell'SD, ma non aveva la possibilità di inserire anche un adattatore per SD. Ecco, adesso ve lo faccio vedere, prendo un adattatore da qui e lo inserisco, un po' di buble, ecco qua, e ci entra perfettamente. Sì, no, bisogna inserirlo un altro po', fa un po' fatica a causa, ecco, perché la mia stampante, ecco qui, è inserito. La mia stampante ha dilatato un po' la plastica, o sarà la qualità del PLA, comunque, e ci entra benissimo. Ovviamente ho colorato di verde e ho fatto queste belle righe nere per renderlo più attraente. Qui ci entrano 5, 5, 15, 10 SD. L'altro che avevo realizzato ce ne entravano addirittura 20, ma sinceramente io non credo di arrivare a utilizzare 20 SD, perché l'altro l'ho regalato. Eppure aveva il sistema a vite, però aveva un passo molto più piccolo, questo qua più largo. Poi esteticamente questo mi piaceva anche di più, per il fatto che chi l'ha realizzato ci ha fatto queste righe laterali, quindi è più carino. Ovviamente l'ho verniciato con i miei colori acrilici, vedete in descrizione tanti video il link, così potete realizzarvi anche voi i colori e utilizzarlo. Sopra ho usato una vernice trasparente per proteggere comunque la vernice e anche il dispositivo che ho realizzato. L'ultimo oggetto è questo qui, la conoscete tutti, è una memoria SD. Perché ve la voglio presentare? Questa qui in pratica arriva dall'Oriente, dalla Cina.
più o meno con le spese di spedizione mi è costato, se no, 7 euro. Se è buona o non è buona, questo non lo so ancora. La proveremo insieme. Facciamo un test. Effetto scaricato un paio di software per provare diciamo se effettivamente questo qui è una classe 10, quindi dovrebbe essere veloce. Quindi proveremo insieme se vale la pena di comprare una SD cinese o di marca, perché io ho anche delle Kingstar che mi procura un amico, un collega, a un costo abbastanza basso, quindi di solito uso quelli là. Però visto che avevo la necessità di utilizzarli un telefonino, ho detto mo provo questa qui e vediamo come va. Poi vediamo in futuro se vale la pena usarla anche sulla videocamera, su una Hex Camera, che come voi sapete, se siete pratici di questi qua, hanno bisogno di memorie davvero veloci. Se vogliamo fare registrazione a 60, questa qui addirittura arriva a 120 FPS, a 720 pixel a 120 fps. Io non ho mai provato 120, perché ho fatto un video di prova a 1080x30 fps e una memoria di bassa velocità ha funzionato benissimo. Non sono arrivato a fare velocità più alte perché la memoria all'interno di demo, che cos'era, 8 giga, non era in grado di farlo. Comunque adesso passiamo a test della memoria e valutiamo insieme se vale la pena utilizzare questa memoria. Andiamo avanti. Allora, cominciamo i test a questa memoria che è una PowerMe 32 GB classe 10. Andiamo prima a verificare il chip e utilizzeremo il chip Genius che vi allegherò in un unico file in descrizione. Allora, io sto utilizzando un lettore per SD, quello integrato al computer, e già mi sta dando dei dati un po' deludenti. Infatti qua mi sta dicendo che sta utilizzando un chip generico, quindi non ha alcun produttore. Visto questo, possiamo chiudere e andiamo avanti. Effettuiamo un test di velocità molto veloce, diciamo approssimativo. Qui gli diamo il percorso di dove è presente la memoria e andiamo a fare start. Il test è finito. Il valore che a noi interessa è quello di scrittura, quello di lettura, diciamo che ci può interessare perché comunque andremo a prelevare i file dall'SD, però quello più importante è la scrittura. Dice su questo primo test che è un 18 mega. Visto che parliamo di una classe 10, dovrebbe essere minimo 10 mega, quindi questo primo test l'ha superato. Andiamo a fare un test molto più approfondito e diciamo un po' più violento, che andrà a testare ogni cluster della memoria. Gli diamo il percorso della memoria, gli diciamo fai il test a tutto lo spazio disponibile e facciamo il test sulla scrittura, diciamo scrittura e lettura. Quindi avviamo il test. Ovviamente il test è un po' lungo, ci impiegherà circa un'oretta e noi lo lasciamo stare così. Al momento già stiamo vedendo che la velocità di scrittura è già un po' bassina, infatti stava andando sui 9,76 MB, però lo lasciamo stare e vediamo alla fine che valore ci darà. Thank you.
Allora, come abbiamo visto dai tuoi test, c'è cioè praticamente quello lì veloce che gli dava una media di scrittura a 18 mega, e quello lì approfondito, vediamo che praticamente non è proprio ideale per una Axon Camera. Anzi, questo tipo di memoria la suggerisco per un smartphone, ma non per un Axon Camera, perché l'Axon Camera ha bisogno di un valore di registrazione almeno a 10 mega. Infatti viene richiesto una classe 10. Come avete visto dal test più approfondito, siamo scesi al di sotto dei 10 mega, quindi io boccio questo tipo di memoria per l'Axon Camera, però la vedo idoneo per un telefonino. Quindi se volete risparmiare per il vostro smartphone, potete andare a fare questa spesa. Giù in descrizione metterò il link dove sono andata a comprarla su AliExpress. Più o meno tra quelle spese di spedizione è costato circa 7 euro. Quindi vi lascio a voi una buona giornata. Vi raccomando, a fine video lasciate un like e registratevi al canale. Buona giornata.